Salve ragazzi, oggi andiamo a parlare dell'ultima novella del Decameron, la novella decima della giornata decima. Una novella molto significativa che può essere letta anche a diversi livelli. Intanto ricordiamoci che in questa giornata il re è Panfilo e ciò che diciamo questa giornata celebra sono gli atti straordinari, gli atti magnanimi compiuti per amore o altri motivi. Il narratore di questa novella è Dioneo, che comunque è un narratore abbastanza irriverente, che spesso non si attiene al tema della giornata. Andiamo a vedere la trama della novella. In questa storia si racconta la vicenda di un tale Gualtieri di Saluzzo, marchese, feudatario, ricco, stimato e anche molto temuto, che passava la sua vita in maniera piacevole, guerreggiando, facendo feste, andando a caccia, ma i suoi sottoposti, i suoi sudditi e anche i dignitari che lo circondano sono preoccupati perché non ha moglie, non ha figli. E quindi lo spingono fortemente a prendere moglie, cosa che lui non aveva nessuna intenzione di fare. Per, come dire, ovviare a questo problema, decide di fare proprio di testa sua e di prendersi una popolana di umilissime origini, una guardiana di pecore. E quindi va dal padre di lei e in un certo senso stringe un contratto, possiamo dire che quasi la acquista. Poi la spoglia davanti a tutti, la riveste di ricchi panni, quindi ci farà vedere un po' come accadeva questo nel Medioevo, è un atto pubblico il matrimonio, che non tiene molto conto anche in questo preciso caso della dignità della persona. In ogni caso, Griselda diventa un'ottima moglie, anche se inizialmente tutti sono molto stupiti delle umili origini della moglie prescelta, ma nel giro di pochissimo tempo il suo buon carattere, la sua innata signorilità, nonostante appunto queste basse origini, presto la fanno molto ma molto amare. Ella dà una prima creatura a suo marito, che è una femmina. Tutti ne gioiscono molto, ma di lì a poco tempo Gualtieri, vedendo che tutti la stimano così tanto ed essendo lui una specie di bastian contrario, decide che vuole cominciare a mettere a dura, anzi durissima prova, il carattere di Griselda, perché lui è convinto che di fondo le donne sono tutte delle poco di buono, cercano diciamo di fregare il marito oppure hanno debolezze di carattere, quindi vuole provare il carattere di Griselda e comincia a dirle che è molto spiacevole il fatto che lei gli abbia dato una figlia femmina e che comunque nella sua corte si mormora contro di lei anche appunto per il fatto che è la figlia di un uomo di bassissima condizione. Lei non replica nulla a questo e non replica nulla anche quando lui le dice che dovrà consegnare la figlia a una persona da lui incaricata perché ha deciso di metterla a morte. Ovviamente il cuore di Griselda si ghiaccia, ma non ha nessuna reazione nei confronti della pretesa del marito e infatti consegnerà la bambina a un emissario mandato dal marito che in realtà invece è una persona che porterà la bambina da una sua parente a Bologna dove la farà crescere e istruire nel migliore dei modi, ma in segreto, all'insaputa della moglie e di tutti, facendo credere che sia stata uccisa. Di lì a poco Griselda mette al mondo un altro figlio, stavolta è un maschio e tutti se ne compiacciono e pensano che insomma questa volta le cose andranno bene, ma le persecuzioni di Gualtieri nei confronti della pazientissima moglie non sono ancora finite. Purtroppo
poiché lui comincia a dirle che appunto di nuovo la gente mormora sulle sue umili origini, ma soprattutto come si può pensare che un domani potrà essere ubbidito un figlio che è nato da una donna di questo livello sociale e che quindi insomma lui non gli sta assolutamente bene questa cosa e che anche questo figlio dovrà essere consegnato a qualcuno che lo porterà via e lo ucciderà. Anche con il maschio succede la stessa cosa. In realtà è un emissario di parenti che lui ha a Bologna. Anche questo figlio raggiungerà la sorella e sarà educato da giovane di buona famiglia, qual è, ma sempre in segreto, sempre facendo credere a tutti che sia stato ucciso. Ovviamente c'è molta riprovazione nei confronti di Gualtieri perché tutti coloro che gravitano intorno alla corte e il popolo tutto ritengono terribile quello che lui sta facendo alla moglie, ma le prove non sono finite qui, perché volendo ancora una volta stuzzicare la pazienza, la dolcezza e l'animo fermo di Griselda che fino a questo momento non si è mai ribellata e non ha mai fatto motto, le dice che è stanco di avere una moglie come lei e che vuole una moglie più giovane, soprattutto di suo pari livello sociale, che quindi questa giovane verrà di lì a poco perché lui ha ottenuto dal Papa il divorzio dalla prima moglie e che lei, una volta istruita questa nuova giovane sposa, se ne dovrà andare da casa, tornando da dove è venuta. Anche questa volta Griselda rimane impassibile di fronte a queste dichiarazioni. Ma chi è la sposa, quasi una sposa bambina, che Gualtieri presenta a Griselda? È la figlia, che lei non riconoscerà, che ha 12 anni e lui appunto gliela presenta come sua promessa sposa. Lei arriverà a dire che è molto graziosa e si mostrerà gentile e servizievole nei suoi confronti e poi pronta a lasciare la casa. L'unico momento in cui Griselda fa presente che è una donna che ha una dignità è quando lei, andandosene di casa, dice al marito: mi hai detto di lasciare qui tutto quello che ho avuto da te, ti chiedo almeno di coprirmi con una camicia fino a quando giungerò alla casa di mio padre. Per una questione di dignità tua, non vorrei mica che si dica che quella che era tua moglie se ne esce di casa nuda. Questo è l'unico atto in cui Griselda per il momento dice la sua. Gualtieri acconsente e Griselda torna alla casa di suo padre, riveste di nuovo gli umili panni con i quali molti anni prima lui l'aveva presa in sposa e riprende la sua vita di umile contadinella e pastora. Nel frattempo, però, a parte che diciamo, Gualtieri è circondato da una profonda riprovazione da parte di tutti per gli atti che sta compiendo, ma diciamo che la festa, la sorpresa arriva alla fine. Gualtieri si rende conto di avere sottoposto sua moglie ad un trattamento assolutamente disumano, ma si sente profondamente giustificato dal fatto che voleva metterla alla prova. Ora è assolutamente certo che Griselda non è falsa, che non finge di essere una brava donna, ma è veramente una brava donna nell'animo ed è una gran signora, nonostante gran signora non sia nata. Per cui la fa richiamare. Le presenta la giovinetta e il fratello di lei, con la scusa erano arrivati perché si doveva celebrare il matrimonio, e dice: questi sono i tuoi figli, sono vivi, e racconta tutta la storia e racconta perché l'ha messa alla prova, e racconta tutti gli inganni che ha ordito nel corso di quegli anni, spiegandone anche la motivazione. E qual è la reazione di Griselda? La reazione di Griselda è di gioia, è di meraviglia, è di felicità. Non c'è una parola fuori posto da parte sua per la matta bestialità, come dice Dioneo, di suo marito.
Ovviamente la corte e il popolo tutto fanno grandissima festa scoprendo qual è la verità e nonostante avessero ritenuto per un bel pezzo Gualtieri un uomo completamente fuori di testa, ora lo lodano, pensate un po', per la sua saggezza. E possiamo dire che, un po' con l'andamento di favola che ha questa storia, alla fine tutti vivono felici e contenti perché, diciamo, ognuno è entrato nel ruolo che era previsto per sé. Ovviamente questa novella, letta con una sensibilità moderna, ci può stupire e anche forse molto irritare. Ci irrita la follia di Gualtieri, così come ci irrita Griselda, così incredibilmente sottomessa. Ma noi non dobbiamo giudicarla con i nostri parametri, dobbiamo giudicarla con i parametri del 300. È una novella di difficile interpretazione, anche se una cosa è certa. Il fatto che questa storia con un personaggio di così alto spessore morale sia l'ultima del Decameron risponde a un preciso disegno, come avevamo detto quando ci siamo inizialmente occupati della novella di Ser Ciappelletto. Ciappelletto era un pessimo esempio di uomo, era una creatura veramente bassa dal punto di vista morale. Mentre invece Griselda è una creatura meravigliosa. E quindi c'è questa simmetria che è tipica all'interno del Decameron, un percorso, no? Che va dal basso verso l'alto, quindi un cammino, quasi un percorso di redenzione che un po' ci ricorda anche la Divina Commedia. Questa novella, per la profondità degli insegnamenti morali, è spesso stata vista come una novella di carattere religioso, come se un po' in controluce Boccaccio ci volesse far vedere questa creatura, Griselda, come la Vergine Maria, per esempio, che accetta durante l'Annunciazione un percorso di vita tanto straordinario quanto difficile, in cui è compresa anche la rinuncia ad un figlio che dovrà morire. Ma ci può ricordare anche altri aspetti presenti nei testi sacri precedenti, nella Bibbia, per esempio il presunto sacrificio di Isacco, suo padre, che era pronto a sacrificarlo, le grandi doti di sopportazione che ha dovuto avere Giacobbe nei confronti delle sue disgrazie, scusate, Giobbe nei confronti delle sue disgrazie. Insomma, c'è un aspetto che molti hanno visto come fortemente religioso. Sicuramente un grande personaggio ce l'ha visto ed è stato Petrarca. Petrarca fu assolutamente entusiasta di questa novella, che peraltro circolò molto anche separata dal resto del Decameron. Gli piacque talmente tanto che la volle tradurre in uno splendido latino classico. Lui, Petrarca, ci vedeva soprattutto un insegnamento di carattere religioso. Secondo lui questa novella aveva un valore simbolico. Griselda rappresenta l'essere umano che deve essere sempre pronto nei confronti di ciò che Dio ti manda e devi essere pronto a sopportare con umiltà perché alla fine c'è un premio che è la vita eterna. Ecco, questa è un po' la chiave, con la quale la interpretava Petrarca. Ma al di là di questo, noi possiamo dire, lo abbiamo anche detto, stendendo un po' la trama, che questa novella ha un po' un carattere da fiaba, ce lo ricorda tanto, perché per esempio un tipico aspetto della fiaba è che lei era proprio una poveretta, una contadinella, ma molto molto umile, ed improvviso diventa una gran signora. Dell'andamento della fiaba ce lo ricordano anche le tante prove a cui lei è sottoposta. Nell'andamento della fiaba ce lo ricorda il lieto fine. Quindi si mescolano e si intrecciano tante possibilità di dare appunto un'interpretazione a questa novella. Di sicuro questa novella è, come potremmo dire, una novella anche di costume. Perché leggendola noi ci rendiamo conto di quali fossero i costumi, a volte un po' barbari,
dei signori feudali che avevano diritto di vita e di morte su tutti coloro che stavano intorno a loro. In questo caso potremmo dire che Boccaccio ci vuole mostrare, dopo averci mostrato la cortesia di un Federigo degli Alberichi, che pure diciamo a quella categoria appartiene, ci vuole mostrare un altro aspetto, sicuramente molto meno nobile, del Medioevo, di un periodo che Boccaccio sente che è ormai praticamente chiuso e che lui vive con un pochettino di distacco, essendo un cittadino, mentre questa vicenda si svolge in un'area non cittadina, cioè appunto il fatto che ci possano essere questi rapporti così verticali e che vanno in una sola direzione, cioè io comando e tu ubbidisci e finisce qui. Ecco, forse in qualche modo in questa narrazione Boccaccio ci voleva ricordare che nel buon tempo andato, che pure lui aveva tanto esaltato, esisteva anche questo rovescio della medaglia, ovvero che si disponeva della vita e della morte delle persone e di contro la vita comunale, la vita cittadina, rappresenta già un modello di civiltà molto più avanzata. Ma una cosa è indubbia di questa novella, a parte la straordinaria bellezza anche del modo in cui è narrata, il fluire proprio della parola all'interno della novella. Di sicuro una cosa Boccaccio ce l'ha voluta ricordare fino all'ultima: quanto è importante l'individuo e quanto è importante la sua capacità, per dirla con un termine tecnico, di resilienza, ovvero la capacità di non lasciarsi distruggere dagli eventi della vita, farsi forza, crearsi una specie di corazza e aspettare il momento buono che prima o poi arriva. Nel caso specifico di Griselda arriva anche perché se lo è ampiamente meritato. Nel caso di altri personaggi, diciamo invece che chiudersi in un guscio e resistere ai colpi della fortuna, agiscono per mutare la fortuna a loro, diciamo, a loro vantaggio. Griselda è un altro tipo di personaggio, tutta la forza che ha non la esprime buttandola fuori di sé, ma la esprime appunto corazzandosi nei confronti della vita. E siccome la ruota della fortuna gira, ad un certo punto lei potrà togliersi questa corazza perché è arrivato il momento buono anche per lei. È una specie di invito ad avere coraggio e a credere che domani sarà un giorno migliore. Alla prossima, ragazzi!